domanda. È il giorno dell'ultima canzone dei Beatles, Now and Then, uscirà nel pomeriggio. La voce di Lennon recuperata grazie alla tecnologia, ma con lui ci sono anche Paul, George e Ringo in un brano che è già storia. L'ultima canzone dei Beatles questo pomeriggio uscirà Now and Then con la voce di John Lennon recuperata grazie all'intelligenza artificiale. Un mini documentario intanto ne racconta la genesi. Francesco Cristino. È davvero toccante risentirli tutti e quattro insieme a tanti anni dalla morte di mio padre. L'emozione di Sean, figlio di John, e le prime note di Now and Then. Un viaggio nel tempo, dal provino casalingo di Lennon nel 78 al fallito tentativo di arrangiamento con i tre Beatles superstiti nel 94. Tecnologia allora lontana anni luce dai prodigi dell'intelligenza artificiale, che ora non solo ripulisce la vecchia traccia, ma, come già accaduto nel documentario Get Back di Peter Jackson, separa strumenti e voce, restituendoci senza trucchi la magia di John. I know it's true. It's all because of you. Ci sarà anche la chitarra di George, ripresa dalle sessioni del 94, il basso ex novo di Paul, che omaggia Harrison anche con una solo slide, la batteria di Ringo. Now and Then, dunque. Think of me every now and then, old friend, furono le ultime parole di John a Paul, ovvero pensami di tanto in tanto, vecchio amico.